Ciao ragazzi, oggi vi racconto la storia di Giuseppe. È una storia ricca di significato. Lui aveva la capacità di interpretare i sogni. Aveva una grande fede, ma soprattutto il perdono nella vita di Giuseppe è qualcosa di straordinario, che si è trasformato in amore che ha riunito di nuovo tutta la sua famiglia. È una storia bellissima. Giuseppe era il figlio, come vi ho detto, era il figlio prediletto di Giacobbe. Il padre lo amava talmente tanto che lo teneva sempre accanto a lui, mentre i fratelli dovevano andare a lavorare, lui era sempre vicino. Un giorno Giacobbe gli regala una tunica bellissima. I fratelli cominciano ad odiarlo nel vedere come Giacobbe faceva di tutto per questo figlio. E una notte aveva sognato di vedere 12 covoni di paglia, 11 che si inchinavano davanti a lui che stava in mezzo. Allora presero a dire: ma cosa pensi? Che noi un giorno ci dobbiamo inginocchiare davanti a te? Poi fa un altro sogno e sogna di vedere il sole, la luna e 11 stelle, tutte che si inchinano davanti a lui. Lo racconta il padre. E il padre gli dice: no, il sole è il padre, la luna è la madre e le 11 stelle sono i tuoi fratelli. Pensi forse che un giorno possano tutti inginocchiarsi davanti a te, venirsi a inchinare davanti a te? I suoi fratelli di questo passo lo odiavano sempre di più. Un giorno il padre dice a Giuseppe: vai nei campi, i tuoi fratelli sono là a lavorare. Porta loro un po' d'acqua. Giuseppe parte e va da loro per portargli qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Quando loro lo vedono arrivare dicono: mamma mia, adesso lo uccidiamo. Ma uno di loro dice, Ruben dice: no, 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 non spargete sangue, no, nostro padre ne morirebbe. Siedono a mangiare. Poi ad un certo punto Giuseppe è un po' stanco e si addormenta. Loro lo prendono, lo legano e lo buttano dentro una cisterna. Le cisterne erano quelle che servivano per bagnare i campi. Quella cisterna era vuota, lo mettono lì dentro e intanto pensano cosa fare. Giuseppe intanto gridava: aiutatemi, aiutatemi. Loro vedono una carovana di mercanti che stanno andando verso l'Egitto. Allora pensano bene di prenderlo, di tirarlo fuori dalla cisterna e di venderlo a questi mercanti. Prima però gli tolgono la tunica che aveva indosso per poi bagnarla con il sangue di un animale e riportarla a suo padre per dire che Giuseppe era stato divorato da una bella feroce. I mercanti comprano Giuseppe come uno schiavo per 20 sicli d'argento e Giuseppe così va in Egitto. Qui in Egitto viene messo a servire un certo Potifar, che era un funzionario del faraone, una persona molto importante. E Giuseppe riesce proprio ad entrare nelle grazie di questa persona. Ma Giuseppe è diventato anche un bel ragazzo e la moglie di Potifar vorrebbe delle attenzioni da Giuseppe, ma Giuseppe non vorrebbe mai offendere il suo padrone e quindi la rifiuta. Allora lei racconta a Potifar di essere stata proprio aggredita da Giuseppe. Potifar, nonostante voglia un sacco di bene a Giuseppe, è costretto a metterlo in prigione. Un giorno lì in prigione arriva il panettiere e il cocchiere del faraone e quella notte i due fanno un sogno. Uno sogna di vedere che da una vite un grappolo d'uva viene spremuto proprio nella coppa del faraone. Ah, allora Giuseppe dice: guarda, tra 3 giorni tu verrai liberato e ritornerai di nuovo a lavorare per il faraone. I
panettiere invece racconta il suo sogno e dice: io ho sognato di avere in testa tre canestre con del pane dentro e gli uccelli se lo mangiavano. Mi dispiace, ma il tuo sogno mi dice che tu domani verrai ucciso. E così accade. Allora Giuseppe disse al coppiere: tu che ritorni dal faraone, parlagli di me, di al faraone di liberarmi. Ma il coppiere una volta fuori si dimentica. Ma una notte anche il faraone fa un sogno. Sogna di vedere sette mucche belle, grasse e piene sulla riva del fiume Nilo. E subito dopo vede sette mucche magre, magre. Poi sogna sette spighe di grano belle e piene e subito dopo sette spighe che non avevano nemmeno un chicco di grano. Chiede a tutti i maghi di corte di spiegare questo sogno, ma nessuno glielo sa spiegare. Allora il coppiere si fa vedere che lui sa e dice: in prigione c'è un uomo che sa spiegare tutti i sogni. Ah, dice il faraone, chiamatemelo subito. E Giuseppe viene portato davanti. Quando Giuseppe è lì davanti al faraone, il faraone gli dice tutto il suo sogno, gli racconta di aver visto sulla riva del fiume Nilo queste mucche grasse, queste mucche magre, queste spighe piene, queste spighe vuote, e Giuseppe si mette a spiegare il sogno. Dice: guarda faraone, ci saranno sette anni di abbondanza, avrai cibo da mettere nei granai. Ma subito dopo ci saranno sette anni dove non ci sarà nulla. Ci sarà la carestia in tutto l'Egitto. Raccogli, o faraone, nei granai tutto quello che vuoi in questi sette anni di abbondanza. E poi dovrai averne a sufficienza per i sette anni di carestia. Oh, gli dice il faraone, visto che tu mi hai spiegato il sogno, tu diventerai viceré d'Egitto e sarai tu a organizzare questa cosa. Giuseppe finalmente è libero e può organizzare la raccolta di viveri nei sette anni di abbondanza. Fa costruire dei granai grandissimi, mettono dentro il grano. C'è qualcuno che lo prende in giro e gli dice: ma cosa te ne devi fare di tutti quei beni che stai mettendo via? Ma figurati, guarda quanta abbondanza! Ma un giorno arrivano veramente i sette anni di carestia, comincia a non esserci più nulla. E quindi tutti vanno da Giuseppe a chiedere grano, a chiedere le cose per poter mangiare. E la carestia non arriva solo in Egitto, arriva anche nella terra di Canaan, nella terra dei suoi fratelli. E anche loro vengono a sapere che in Egitto qualcuno ha fatto raccogliere tutti questi beni. Allora Giacobbe dice ai figli: andate anche voi in Egitto, portatemi del cibo, altrimenti qui muore tutto il bestiame, moriamo anche noi. E manda i dieci fratelli. Beniamino lo tiene a casa. Quando i dieci fratelli si presentano in Egitto per comprare il grano, Giuseppe li riconosce, ma loro non riescono a riconoscerlo perché lui è vestito come un egiziano. Allora lui dice subito ai suoi servi: ora riempitegli tutti i sacchi, mettetegli dentro tutto, restituite anche tutto quello che vi danno per pagare dentro nei sacchi. Ma quando saranno partiti, voi li dovrete fermare e dire loro che sono delle spie. Fratelli arrivano lì, chiedono il grano, pagano quello che devono pagare, vengono riempiti i sacchi, vengono caricati, stanno per partire. Una guardia li insegue e dice loro: fermi, dovete tornare indietro, perché voi siete delle spie. No, no, noi non siamo delle spie, noi veniamo dalla terra di Cana, ci ha mandato il nostro padre Giacobbe. Il nostro padrone chiede per voi tornare. Tornano indietro perché vengono considerati delle spie e Giuseppe li fa mettere in prigione per tre giorni. Dopo tre giorni ne libera nove, ma trattiene Simeone e dice loro: Simeone rimarrà qui con me. Voi avete detto di avere un altro fratello?
Quando tornerete indietro con l'altro fratello, io libererò anche Simeone. Però sono spaventati, perché sanno benissimo che Giacobbe, Beniamino, non lo farà mai partire. Ma 7 anni di carestia sono tanti. E purtroppo viene subito ancora di nuovo a mancare il cibo. E quindi Giacobbe è costretto a lasciar partire anche Beniamino per poter avere qualcosa da mangiare. E ripartono e vanno in Egitto. Quando Giuseppe li vede arrivare e vede con loro c'è Beniamino, il fratello che non c'entrava nulla con loro, lui amava tanto, si commuove, ma si volta, non vuole far vedere questa sua commozione e dice subito ai servi: quando loro arriveranno, voi dovete dare tutto ciò che vi chiedono, ma nel sacco del più piccolo dovete mettere la mia coppa d'argento. Quando saranno partiti, voi li inseguirete e direte loro: chi ha rubato la coppa d'argento del mio padrone? Loro arrivano, chiedono il grano, i servi riempiono tutti questi sacchi e proprio nel sacco di Beniamino mettono la coppa d'argento di Giuseppe. Quando stanno per partire, vengono di nuovo inseguiti, fermati, e si sentono dire: chi ha rubato la coppa d'argento del padrone? No, assolutamente, non abbiamo rubato nulla. La coppa d'argento noi non l'abbiamo presa. Chi avrà rubato la coppa d'argento del padrone, quello dovrà tornare indietro. I servi aprono i sacchi e dove trovano la coppa d'argento? Proprio nel sacco di Beniamino. I fratelli disperati tornano indietro tutti e chiedono: no, piuttosto prendi me, dice Giuda, no, piuttosto prendi me, dice Neftali. Ma come mai siete così preoccupati? No, nostro padre Giacobbe ne morirebbe, lui ha già perso un figlio, non può perdere anche Beniamino. Dobbiamo tornare indietro con lui. Simeone dice: trattieni ancora me. No, dice Giuseppe, non trattengo nessuno, perché il figlio che ha perso vostro padre sono io che vi parlo. I fratelli si mettono subito in ginocchio e chiedono perdono, ma Giuseppe li fa alzare e dice loro: vi perdono, ora tornate a casa, andate nella terra di Cana e portate qui tutte le vostre famiglie e anche mio padre, e io darò tutta questa terra che voi vedete per poter abitare. Ed ecco che il popolo ebreo si va a stabilire in Egitto. Ciao ragazzi!